Queste erano le stesse considerazioni che stava facendo Marco Di Vaio. È finita anche a Napoli 1-1, è un'occasione sprecata. Sì, per come poi si era messa la partita, abbiamo recuperato una gran partita di carattere, però penso che se riusciamo ad andare in vantaggio forse si sarebbe messa in maniera diversa, però non si può sempre vincere, alla fine è andata bene anche così, è stata una giornata positiva nonostante tutto e manca sempre una giornata di meno, adesso vedremo cosa succede. C'è un po' l'ansia di dover sempre vincere? Ma oggi sappiamo che era importante per noi, che era un'occasione importante, sappiamo che loro stavano in forma, arrivavano da un buon momento, soprattutto di corsa, di forma, dunque sappiamo che era una partita difficile, peccato, e abbiamo fatto una buona gara, un buon recupero soprattutto, e per adesso pensiamo in avanti, manca una partita in meno, speriamo di far bene. Positiva la reazione, ma cosa non ha funzionato, soprattutto nel primo tempo, anche se è finito 0-0? Sì, forse eravamo meno, non sempre puoi stare al massimo e la pressione in questo momento è tanta, sapevamo che ci giocavamo qualcosa di importantissimo. Possono essere tanti fattori, però ti ripeto, l'importante è che alla fine abbiamo recuperato una gran partita di carattere, adesso pensiamo al Pescara, dobbiamo vincere a tutti i costi e poi dopo vediamo cosa succede. L'ultima cosa, facendo invece un passo indietro, guardando al tuo passato, qui hai giocato una stagione 96-97, qualche ricordo? Sì, ricordi non positivissimi per me perché è stata una stagione facile, tra tante difficoltà d'ambiente, con l'allenatore, è stata però un'esperienza importante che ti aiutano a crescere, alla fine fa parte tutto del gioco, sono quelle annate che se le prendi nel verso giusto alla fine e capisci cosa non è andato ti possono aiutare per crescere. Grazie a Marco Di Vaio, a voi!